Ma sì, io capisco, c'è una necessità di sintesi, a volte anche nel dibattito, no? Una pedonalizzazione del Ponte di Tibereo, mettiamo due transenni e si chiude il ponte. Non è così, Rimini cambia. Noi abbiamo bloccato, come dire, l'uso selvaggio del cemento che soffocava la città, stiamo investendo sulle fogne, entro l'anno investiremo 70 milioni di euro per fare finalmente le fogne. La città comincia ad essere, virgolette, un po' sbrancata. Se andate sulla statale 16, no? Vedete i tubi nei campi, nel parco Marecchia, quindi si fa quello che rigenera futuro, dà prospettiva, riattiva il commercio, consolida la qualità urbana della città. Non si tratta di pedonalizzare il Ponte di Tiberio, ma di costruire un'operazione di riqualificazione urbana che tocca il vecchio Porto Canale, il bacino, il parco Marecchia, il Borgo San Giuliano. Ci sono cinque ambiti di intervento, uno appunto la vecchia banchina, la realizzazione di una grande piazza d'acqua nel Ponte di Tibere, dove fare cultura, spettacoli, intrattenimento, l'idea di allargare il parcheggio di attestamento del Borgo San Giuliano, che passerà da 220 posti ad oltre 360, il fatto di poter entrare nel borgo, la circolarità, entri, svolti nel parcheggio, poi riesci da Via Laurana dove c'è la Conad perché il parcheggio si allarga. L'idea di portare più gente al borgo per far vivere il borgo, le attività commerciali, ma anche la qualità della vita dei residenti. Oggi portare più persone vuol dire incentivarle ad andare con mezzi elettrici, con bici, a piedi. Quindi un grande progetto che ha a monte, ad esempio, il fatto di fluidificare l'asse della Via Roma. Non è che si chiude il ponte, prima si fanno degli interventi dove c'è Largo Vannoni. Oggi noi sappiamo che chi viene dalle Celle via 23 Settembre, il carico di auto è un carico di auto di transito, di auto che non si fermano nel borgo, lo offendono, scaricano lo smog. 900.000 passano da viale 23 Settembre, le Celle, viale Tiberio, e il 90% non si ferma nel borgo e svolta a destra dopo il ponte di Tiberio e si scarica e va a offendere il Castel Sismondo e va a tagliare in due il borgo Mazzini. Quindi è una sorta di circonvallazione medievale che viene utilizzata ancora per passare nel 2014. Quindi per modificare i flussi di attraversamento e di offesa del centro storico andiamo a fare degli interventi a monte. Dicevo, Piazzale Vannoni, si riorganizza l'entrata dove c'è la divaricazione da Viale Tiberio e Viale Matteotti, si fluidifica la Via Roma, si faranno appunto rotonde davanti alla stazione, la rotonda dove c'è l'anfiteatro Via Roma, per fluidificare fino a Miramare. Miramare 2 milioni e mezzo di investimento per sbloccare l'imbuto di Via Stoccolma e collegarci a Riccione. Quindi c'è un asse di transito verso Riccione che viene fluidificato senza semafori, e poi c'è il fatto che questo traffico che viene da nord, dalle Celle, passa sul Ponte di Tiberio senza fermarsi al borgo, viene invitato a indirizzarsi sulla statale 16 attraverso lo sfondamento di Via Tonale. Arrivi dove c'è la rotondina di Via Tonale sul fiume Marecchia, volti a destra, ti rimetti sulla statale 16 per andare dove? Esattamente dove andresti passando dal Ponte di Tiberio. Per cui uno viene da nord, passa il Ponte Tiberio e può andare al Castel Sismondo, al Tribunale, in Via Rosa Spina, all'ospedale, a Bellariva. Tutte le macchine che vengono da nord passano da lì. Allora, tu vai su Via Tonale, fai la statale 16 e puoi utilizzare per andare in altre parti della città l'ingresso della Marecchiese, di Via della Fiera, di Via Covignano, di Via della Repubblica. Si tratta di cambiare le abitudini. Noi abbiamo calcolato che da Via Tonale, dove c'è la rotondina sul Marecchia, per arrivare a Castel Sismondo Valturio ci sono circa 1,4 km, 1,6 km, con due semafori, il Ponte di Tiberio e il mercato ambulante il mercoledì e il sabato. Se da quella rotondina di Via Tonale, dove c'è il ponte sul Marecchia, alle Celle, passi da Via Tonale, vai sulla statale 16 e arrivi dalla Via Marecchiese a Castel Sismondo Valturio, è 1,5 km, 1,2 km in più da fare in auto. Se usi l'auto devi fare più strada, non puoi usare l'auto per fare meno strada. Quindi l'idea è di cambiare le abitudini per far esplodere il teatro che si apre al castello, via le auto, il museo civico che riparte e che ospita oggi la Biennale del Disegno, la Casa del Cinema di Fellini, la grande piazza sull'acqua, quattro motori, quattro funzioni che fanno esplodere la bellezza della città, riattivano il commercio e portano i viaggiatori che non da tutto il mondo, che non chiedono auto, ma chiedono di godersi un ponte romano, chiedono di godersi un teatro che è stato inaugurato da Verdi, chiedono di poter godersi un teatro che dialoga con la rocca del Rinascimento italiano. Possiamo offrire noi stessi al mondo, insieme agli ombrelloni e al mare, possiamo offrire questi tesori che abbiamo, afflitti da auto, da smog, da traffico? Non è più possibile.
L'Italia ha bisogno di cambiare.